Siamo a Verona, siamo per l'appuntamento con Ice Verona, per questa, come dire, filo di appuntamenti che hanno già visto due importanti occasioni con i vini della Borgogna, certo, e con i vini in rosa. E questa sera andiamo a scoprire effettivamente da dove arrivano i vini, perché si parla sempre di Francia, di Italia, ma in realtà arrivano da un po' più in là. Sì, buonasera a tutti. Diciamo che abbiamo voluto organizzare questa serata del nuovo quadriennio che ci aspetta nell'affrontare le degustazioni e abbiamo voluto dare un indirizzo proprio preciso andando alle origini della vite o del vino. Chi meglio del dottor Invernizzi poteva illustrarci una serata così interessante e così piena di emozioni per elencarci e portarci in degustazione i vini del Caucaso? È perché i vini arrivano da... qui leggiamo 8.000 anni di storia, arrivano dal Caucaso che effettivamente in qualche modo già a quel tempo si producevano, come si può dire, i primi vini? Il primo vino è proprio nato in Armenia, in quel quadrilatero che va dall'Iran all'Armenia, alla Georgia e all'Azerbaigian, fino ad arrivare come ultima tappa, che poi sono diventati i primi, nel VI secolo avanti Cristo, quindi tardissimo, in Francia, Marsiglia. Quindi è stato un percorso dal Caucaso via Mediterraneo fino alla Francia meridionale. E quindi oggi che cosa rimane di quei vini, di questo percorso? Rimane tanto, perché comunque soltanto il fatto che nella maggior parte di questi paesi esistono ancora dei vitigni autoctoni nel vero senso della parola è già una tradizione straordinaria. Non è che non ci sia il Merlot, il Cabernet, lo Chardonnay, tanto che tanti enologi internazionali, Michel Roland in testa, forse il più famoso perlomeno del mondo, è andato a fare degli esperimenti e a provare lì. Ma la tradizione millenaria di questi paesi, che io ho avuto la fortuna di visitare bene in lungo e in largo, è più che mai ancora radicata. Sono posti da vedere. E qui sono posti da vedere e per ora ce li godiamo qui questa sera all'Hotel Expo di Villafranca di Verona. Quale sarà il percorso che tu ci porterai, in qualche modo ci guiderai? Vitigni internazionali, vitigni autoctoni, i vini macerati che non sono nati in Slovenia, in Friuli, in Alsazia, ma sono nati in Georgia migliaia di anni fa e questa sera ne assaggeremo uno, l'anfora che è il kvevri in Georgia e il karasi in Armenia, che noi chiamiamo comunque anfora perché è un'anfora, e quindi proprio un percorso storico di vini che adesso stanno avendo un grande successo ma che hanno 6.000 anni di storia e di tradizione sulle spalle. Quindi una grande serata, possiamo dire, didattica, perché tutto sommato per parlare di vini bisogna conoscere la storia dei vini. Eh beh, certamente sì, questo è stato il progetto che Ice Verona, come ho detto prima, ha voluto intraprendere, portare avanti e avere un grande piacere in qualità di amico in primis e di collega sommelier in seconda battuta, il dottor Invernizzi che ci illustrerà questa bellissima serata. Mi sono dimenticato di ricordare, siamo con Alessandro Fiorini, tu ti occupi all'interno di Ice Verona di... Sì, io sono il referente degli eventi, quindi sono responsabile di tutto ciò che succede a Verona dal punto di vista degli eventi e quindi assieme al delegato Paolo Bortolazzi siamo sempre in prima linea nell'organizzare le serate. E direi che non ci fai mancare nulla veramente, perché c'è, come ricordavo prima, un filo di appuntamenti che tengono sempre l'Ice Verona in prima fila. Il 2019 parte con un'annata molto interessante, avremo quasi sempre due eventi al mese, tutti da vedere, tutti da scoprire e tutti da degustare. E sempre tutto esaurito. È sempre tutto esaurito. Bene, vi auguro una bella serata. Grazie. Voi continuate a seguirci e naturalmente ascolteremo da Guido Invernizzi tutte queste chicche che ci porterai. La storia del vino, hai detto bene, hai detto bene. Il mondo del vino, la degustazione, io non la ritengo assolutamente come una serie di 100 profumi da dover trovare nel bicchiere. Il vino è storia, è tradizione, è cultura e sviscerare questi aspetti prima o insieme ai 100 profumi penso sia il connubio perfetto.